No, no, è del tutto indipendente. Poi la battuta del film è stata utilizzata per la quarta di copertina, quindi è stata aggiunta dall'editore, l'ha trovata molto spiritosa e molto azzeccata. Però il titolo è venuto fuori da me nel corso del lavoro, ragionando sulla storia dell'omosessualità in Italia, e mi sembrava un titolo che ci azzeccasse, come si dice, no? Cioè che rendesse bene l'idea del fatto che per un lungo periodo gli omosessuali non avevano una consapevolezza e un'identità positiva e venivano chiamati dagli altri sempre con nomi dispregiativi. Frocio è uno di quelli, ma ogni provincia italiana ha il suo nome specifico, no? Busone, Culattone, Finocchio, eccetera, eccetera. Quindi frocio era una parola offensiva, era una parola ghettizzante che veniva utilizzata da chi non era gay per identificare un gruppo marginale e emarginato. Poi dopo è cominciato a cambiare tutto con l'arrivo del movimento gay, della consapevolezza, e si sono inventate nuove parole e quindi gli omosessuali hanno cominciato a definirsi da soli per la prima volta nella storia, o quasi. Ed ecco che è nata la parola gay. Quindi quando eravamo froci è uno spartiacque, no? Cioè, fino a un certo punto sono stati gli altri a chiamarci e offenderci. Da un momento in poi abbiamo cominciato noi a darci un nome. Ho approfondito il periodo dal dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale ovviamente, e fino alla nascita del movimento gay. Cioè, mi interessava analizzare quegli anni. Perché sono anni che sono rimasti senza voce. Gli omosessuali in quegli anni non parlavano, non si dichiaravano, non si raccontavano e, come dicevamo prima, erano sempre gli altri a raccontarli in maniera fortemente negativa, denigratoria. E questo ha cominciato a cambiare con la nascita del movimento gay moderno, quindi con la rivolta di Stonewall di New York. Stiamo parlando del 1969. In Italia le cose sono arrivate un pochino in ritardo, quindi primi anni 70, nel 71 è nato il Fuori, insomma, la prima associazione omosessuale, all'epoca si definiva rivoluzionaria, e lì ha cominciato a nascere una coscienza delle persone omosessuali che diventavano anche rivendicative di diritti e portatrici di dignità, insomma una cosa assolutamente nuova e mai vista prima di allora. Quindi il periodo è questo, dal dopoguerra ai primi anni 70. Poi dopo tutto è cambiato e abbiamo tante testimonianze, invece per quel periodo mancavano. Ho fatto un lavoro di introduzione storico, culturale, sociale, diciamo così, ho inquadrato il periodo storico raccontando, seguendo un sistema cronologico, seguendo un po' il filo dei fatti che riguardavano l'omosessualità, sia fatti di cronaca, spesso cronaca nera, sia fatti culturali, quindi pubblicazioni di libri, sia personaggi che bucavano un po' il silenzio, l'omertà e l'ipocrisia dell'Italia di allora. Mi riferisco, non so, a personaggi come Giò Staiano, come Pierpaolo Pasolini, come Cossinel. Pochissimi allora riuscivano a rompere la barriera dell'omertà, no? Di omosessualità non se ne poteva parlare in maniera esplicita e mai in maniera positiva. E quindi anche questo, poi anche un po' ho dato un'occhiata al mondo del cinema, quindi i film che hanno cominciato a fotografare l'omosessualità e raccontarla, prima in maniera negativa, poi gradualmente in maniera sempre più problematica e più interessante, qualche libro, qualche rivista, e poi anche fatti politici. Insomma, io ho cercato di metterci dentro un po' tutto, ho cercato di fare un affresco della società italiana del periodo dal punto di vista dell'omosessualità. E poi nella seconda parte del libro ho utilizzato 20 interviste. Cioè, ho riportato 20 interviste a 20 personaggi, alcuni noti e conosciuti, alcuni personaggi qualunque, persone, cittadini qualunque, omosessuali, che avessero vissuto in prima persona quegli anni. Quindi erano sempre persone che avevano almeno 70 anni. Diciamo che i miei intervistati stanno adesso tra i 70 e i 90, quell'arco di anni lì.
persone che avevano vissuto in prima persona quegli anni, quindi gli ho fatto raccontare la loro vita, le loro esperienze, le loro conoscenze, i loro modi di incontrarsi, i loro modi di amare o di non amare, le difficoltà che hanno avuto, i libri che hanno amato, eccetera. Tutte queste interviste sono pubblicate integralmente nella seconda parte del libro, ma io ho anche utilizzato, ho fatto una specie, un ulteriore capitolo introduttivo in cui faccio un percorso all'interno dei loro racconti, ricostruendo un affresco visto dal di dentro, quindi un affresco dell'Italia omosessuale di quegli anni, utilizzando le loro parole e utilizzando le loro esperienze. Di differenze ce ne sono moltissime, non possiamo neanche immaginarci, noi insomma siamo nel 2012, oggi l'omosessualità insomma in qualche modo ha uno spazio pubblico, oggi siamo a Bergamo in uno spazio comunale con l'assessorato alla cultura che sponsorizza l'evento, eppure Bergamo certo non è all'avanguardia per rappresentare il rinnovamento culturale. Gli omosessuali oggi hanno rapporti di coppia stabili, vanno a vivere insieme, ne parlano in famiglia, se ne può parlare a scuola, ci sono associazioni di vario genere, associazioni dei genitori, associazioni dei padri e delle madri gay e lesbiche, associazioni politiche come l'Arci Gay, eccetera, cioè abbiamo tutto un panorama. Fino agli anni 70 non esisteva nulla di tutto questo, esisteva la vergogna, esisteva il senso di colpa, esisteva la necessità di fare una doppia vita, di nascondersi. L'unica cosa che c'era, ed era forse anche sovrabbondante da un certo punto di vista, era la possibilità erotica. In quegli anni c'era molta possibilità di incontro e c'era forse anche meno separazione tra il mondo gay e il mondo etero. In questo senso forse qualcosa si è perso, ma ben venga che si perda qualche cosa se si guadagna poi indirizzi, spazi di libertà d'altro genere. Perché dico si è perso qualcosa? Perché all'epoca, un'epoca, ricordiamoci, prima del divorzio, prima dell'aborto, prima della legge sulla famiglia, in cui le donne avevano pochissimi diritti, prima del femminismo, le donne avevano pochissimi diritti, stavano in casa, la verginità era considerata una cosa assolutamente necessaria per qualsiasi ragazza per bene. Che succedeva? Che i maschi erano grandi gruppi unisessuali che se ne andavano in giro la notte a cercare divertimento, ed era molto facile allora che il divertimento diventasse anche divertimento erotico, e quindi questo un po' questo mito della bisessualità mediterranea all'epoca era ancora molto forte. Sto parlando degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70. Quindi la sessualità c'era, però era sempre nascosta, non se ne poteva parlare, sia ben chiaro, nessuno si poteva vantare di avere un rapporto gay con qualcun altro o semplicemente raccontarlo. Quindi la sessualità c'era, tutto il resto non c'era. Oggi la sessualità continua ad esserci, ovviamente, anche se in altre forme, ma in più abbiamo molte più possibilità di diritti e di spazi sociali. Questo non significa affatto che l'Italia ha raggiunto dei livelli soddisfacenti da questo punto di vista. Noi siamo l'ultima ruota del carro in Europa, la siamo dal punto di vista dell'economia, lo siamo dal punto di vista della mafia, della burocrazia, dell'evasione delle tasse, e lo siamo anche dal punto di vista del riconoscimento dei diritti delle coppie gay e lesbiche. In tutta Europa esiste il matrimonio o comunque forme di riconoscimento forte dell'unione gay o lesbica, in Italia non se ne parla, e questo è un grado di arretratezza culturale, di sudditanza alla Chiesa Cattolica molto forte e insopportabile ancora. I riscontri sono stati tutti positivi, nessuno si è schernito nel trovarsi dentro questo libro, anche se si chiama Paolo Poli, per esempio, che forse è il più noto, almeno alle persone della mia generazione, tra gli intervistati.
tutte le volte che ho presentato il libro ho cercato anche di coinvolgere qualcuno di loro nelle varie città. A Torino ho coinvolto Gian Piero Bona, a Roma Elio Pecora, a Milano Corrado Levi, a Firenze Mario Nati, che sono tutti i miei intervistati, e sono stati sempre molto felici di potersi raccontare. E questa è una cosa bella ed è una cosa anche nuova, no? Perché vedere persone di 70 o di 80 anni che hanno aperto la cassetta dei loro ricordi, delle loro esperienze agli altri, anche senza veli e senza reticenze, raccontando di sé, della propria sessualità, dei propri amori, della propria intimità, è stata una cosa molto bella, mi sembra una cosa molto ricca, che dà molto anche alle nuove generazioni, perché spesso le nuove generazioni hanno tanta energia, tanto entusiasmo, ma possono anche peccare un po' di presunzione, pensando di essere i primi a scoprire una determinata cosa, a fare una determinata cosa. In realtà noi non siamo mai i primi, c'è sempre stato qualcuno prima di noi che ha fatto delle cose in maniera diversa, senz'altro, perché i tempi non permettevano di farle in altro modo, ma che comunque ci hanno preparato il terreno. E quindi la generazione che è venuta prima di noi, quella che adesso ha 70-80 anni, ha fatto delle cose, ha lasciato delle tracce che ci arricchiscono oggi, che arricchiscono anche le nuove generazioni che oggi hanno 20 anni, è tutta sapienza preziosa che noi non dobbiamo disperdere, non dobbiamo ogni volta ricominciare da capo, non dobbiamo ricominciare da zero, perché non siamo a zero. Quindi mi sembra che sia anche una riconciliazione tra generazioni diverse importante.